qua Gabriele. Allora, prima state ragazzi con noi. Quanti anni hai? Io la terza. Tu la terza, ma quanti anni hai Gabriele? 8. E volevo chiederti una cosa. Qual è la cosa che ti ha colpito di più in questa estate ragazzi e che hai percepito di più? E che quest'anno ripenserai e direi questa cosa qua l'ho proprio imparata all'estate ragazzi del 2017. Che cos'è? La gita. Hai imparato? No, beh, come la gita? Qualcosa, no, proprio una cosa. Tutti devono essere bravi. Ah, ok, perfetto. Allora, abbiamo Simone, giusto? Soprannominato? Il dottore. Allora, io volevo chiederti una cosa. Ormai l'estate ragazzi sta finendo, siamo ormai agli sgoccioli. E volevo chiederti, qual è l'episodio che ricordi più volentieri di quest'estate ragazzi e qual è l'episodio invece che ricordi malvolentieri di quest'estate ragazzi, se c'è? Oggi abbiamo fatto una partita di football e abbiamo praticamente stracciato i verdi. E poi uno che non mi è piaciuto è che alla sagra di San Michele abbiamo stracciato sempre i blu e i verdi. Che succede? Aia. Dottore. Il bello della diretta. Il bello della diretta è soprattutto perché lui è dottore. Non ti danno i punti. Qua c'è Daniele. Secondo me, a mio modesto parere, un idolo. Perché sei un grande. E io volevo chiedere. Infatti, il mio parere. Volevo chiederti una cosa, Dani. Allora, qual è il momento più piacevole che hai passato durante quest'estate, ragazzi? Quando non ho conosciuto lui. Non hai conosciuto lui? Quando lui non conosceva ancora lui. Ah, ok. E invece quello meno piacevole? Quando l'ho conosciuto. Tu cosa hai da dire, Enrico, al riguardo? Niente. Confermi o smentisci? Smentisci? Sta per concludere l'estate, ragazzi. Qual è la cosa che hai imparato durante quest'estate, ragazzi? Imparato? Proprio imparato? Sì. Aspetta, facciamo rispondere la tua amica, no. Che si chiama? Essere gentili, avere amore per tutti, essere disponibile. Non ci crede nessuno, tanto. Essere, aiutala Cecilia. Cecilia non sa niente. Allora qua abbiamo Charlie che sta pulendo la scuola. Questo è un bellissimo gesto, ma io volevo chiederti una cosa, Charlie. Cos'è che hai imparato in quest'estate, ragazzi, che ti porterà in vacanza con te? L'educazione e dire c'è Brian. Quanto sei falso invece da 1 a 10? 10. 5. Ma va bene. Ma qua c'è Arianna, attenzione ad Arianna. Io mi ricordo l'anno scorso che volevi andare in vacanza con Luca Ventrice, è vero? E no, invece sì, perché ce l'ho ancora quel video. E invece l'animatore che invece vorresti portare con te sempre in vacanza, chi è? Luca. Con quale animatore vorresti andare in vacanza quest'anno? Io con Gracile. Con chi vorresti andare, Arianna? Nessun animatore? Ah no, che tristezza. Ma che vuoi? Oh, attenzione Brian, proprio te cercavo. Brian Notarnicola. L'anno scorso ti eri definito con ti eri autosoprannominato Notarnicola. Quest'anno qual è il tuo soprannome? Brian, detto Brian. Diciamo, ho tolto la B. Ah, Ryan. Brian detto Ryan, scusami. Mi piaceva di più. Sì, un nome d'arte. Allora, Ryan, posso chiamarti Ryan? Qual è la tua passione? La mia passione è fare il cantante. Cioè, adesso no. Magari se riesco io a Monica, se allo spettacolo potrei di fare di finale la canzone. Ah. E abbiamo anche già il titolo. Qual è? L'universo ti deve un favore. Uilla, parolone. Ma io invece volevo chiederti una cosa. Volevo chiederti, cos'è che hai imparato durante quest'estate, ragazzi, che dici, porca miseria, io non sapevo esistesse sta cosa qua e l'ho imparata proprio quest'estate, ragazzi. Cos'è? Diciamo che ogni volta
succede qualcosa di magico. Praticamente è molto magico essere già qua, perché non tutti i bambini se lo permettono, e divertirsi è la cosa più importante qua. Bravo, belle parole, grazie Brian. Che cos'è la cosa che hai imparato di più quest'anno e qual è la cosa che ti è piaciuta di meno di quest'estate, ragazzi? Allora, la cosa che ho imparato è di sfuggire gli avversari, almeno provarci. E bomba. E quello che non è... Cosa ti è piaciuto di meno? No, fermo! Che hanno tolto gli orsetti d'arrivo al bar. Perfetto. Che cosa porteresti con te in vacanza quest'anno? Un oggetto che può essere sia astratto che non. Quindi anche un sentimento, felicità, bella raga, gioia. Porterei... Non ce lo fa a fare sempre. Rifai il video. Ah, ok, va bene. Vai Gabbo! Dottore, ti è passato il male alla lingua? Fai vedere? Mamma mia! Ma come hai fatto? Sto mangiando quella e tu mi stavi filmando. E quindi è colpa mia? Il simbolo dell'estate, ragazzi, non riesco a pensarvi voi due divisi. E la pecora sguarcia. Ok, ma invece io volevo farvi un'altra domanda. Visto che voi siete sempre assieme, però avete gli stessi gusti, avete le stesse idee? Tu credi sì? Quindi facciamo un gioco. Pensate una parola senza dirla, al 3 la dite, se è uguale è veramente così. Hai pensato? 1, 2, 3. Cipolla. No, ha detto cane. Aspetta, cane è uguale a kebab, e quindi kebab piace. Roberta, allora, devo dirti una cosa. Oggi hai fatto gli anni. No, era 12. Vabbè, chi se ne frega. Chi è che non ti ha fatto gli auguri qua dentro? Ti hanno fatti tutti? Ah, vuoi dire qualcosa, Roberta, che fa gli anni oggi? Proprio oggi. Vabbè, sta finendo l'estate, ragazzi. Io devo chiederti per forza una cosa, perché è da un anno che ce l'ho in testa. L'anno scorso mi hai confessato di aver imparato la felicità. Quest'anno, qual è la parola che ti porti dietro in vacanza? Gioia. Come? Gioia. La gioia! Grazie. Allora, se tu avessi l'opportunità di tornare indietro nel tempo, però solo in queste 3 settimane di estate, ragazzi, che cosa cambieresti? Invece, che cosa cambieresti se potessi tornare indietro in più tempo, cioè proprio nella tua vita? Cosa stai dicendo? Indietro nel tempo vuol dire? Fede, vuole domanda. Cambierei la scuola. Ok. Che fosse più bella. E invece, allora, chi abbiamo qua? Come ti chiami? Martina, allora la mia domanda mi metto più in qua perché c'è la luce contro. Allora, Martina, è stata, ragazzi, qua al numero? Ok, allora io devo farti una domanda. Ormai l'estate, ragazzi, sta finendo. Si andrà in vacanza, ma con quale animatore vorresti andare in vacanza se avessi l'opportunità? Arianna, vabbè, maschio, no, dai, no. Non andresti in vacanza con un animatore maschio? Allora, che cosa abbiamo? Chi abbiamo qua? Andrea? Scotto? Allora, mettiamoci qua all'ombra, così forse va meglio. Va meglio? Ok, allora, volevo chiederti una cosa, Andrea. Alla salcena dell'estate, ragazzi, a parte le gite e la mensa, qual è il giorno che non vorresti proprio essere dell'estate, ragazzi? Quando? Quando faccio la mensa.
Cosa vuol dire? Quando vanno... No, però attenzione, giochi esclusi. Quando vado... no. Ho detto giochi esclusi, eh. E no, non vale così, ai giochi esclusi. Ah, ok, perfetto. Allora, qua abbiamo verduriere. Che cosa si è fatto al braccio, verduriere? Allora, cadendo proprio per la caccia al tesoro, avevo la scarpa slacciata e sono caduto. Per ma... quante ne hai? Contando oggi 17 giorni. Ok, allora l'estate ragazzi ormai gli sgoccioli, questo è chiaro. La mia domanda è: qual è il gioco che ti è divertito di più durante questa settimana di estate ragazzi? Di sicuro non la caccia al tesoro perché mi sono dovuto rompere il braccio, ma il gioco più bello è stato rubabandiera con il rubabandiera normale. Ok, bravissimo. E se al centro dell'estate ragazzi, a parte le gite e la mensa, qual è il punto chiave che non dovresti proprio esserci il giorno? Il giorno, però. Ma dai, tu ad esempio? Non saprei. Come ti chiami? Amedeo. Amedeo. A Salcedo delle gite? Le cu... No. No, a parte. Proprio la Salcheda. Ci hai pensato? Martedì? Sì. Sei sicuro? Sì. Ok. Hai visto il palazzo cadere? Magari, non so, il cibo lo fai più buono. Ah, quindi hai trovato una pecca nel cibo. Allora, visto che hai trovato una pecca nel cibo, ti dico, cos'è che non ti è piaciuto tanto del cibo? Qual è l'alimento, il piatto che ti è piaciuto meno? Vabbè, oggi abbiamo mangiato della pasta con del tonno, però la pasta era molto fredda. Lo so, esiste esiste la pasta fredda, però non sono abituata a mangiarla, non so, meglio se la fate calda. E poi, non so, potresti sostituire il melone con l'anguria, perché... Ah, ok, perfetto. Perfetto. E qua abbiamo Federica Petrillo! Basta. Federica Petrillo! Allora, devo farti una domanda, quando Fede. Leggo! Stai zitto! Devo farti una domanda, Fede. Allora, questo è il tuo primo anno da animatrice. Quanto è stato difficile da 1 a 7,5? Sì. Quanto è stato difficile da 1 a 7,5, Fede? 1 milione. 7,5 milioni. Sì, appunto. Miliardi. Sì. Ho sentito una lingua che si stava staccando. Le femmine. Attimi di panico durante l'inno dell'estate ragazzi. Bruno, io volevo farti una domanda, Bruno. Posso? Sì. Allora, questo è la tua estate ragazzi numero? Non lo so, 4-5. 4-5. Allora, quanto è difficile fare l'animatore da 1 a 13.000? Non c'è una scala. È più facile... Tutto bene, Bruno. Tutto bene. Sì, tutto benissimo. No, ti ho visto un attimo più di là che di qua, però vabbè. Ok, sì, è. Fuori!